Per me, Bianca, sei sempre stato il luogo sicuro dove andare. Da oggi il tuo cuore diventa più grande e le tue braccia più accoglienti perché tanti bambini come noi possano sentirsi al sicuro in questo luogo. A pronunciare queste semplici parole piene di tutto l'amore possibile, il piccolo Riccardo Bellinvia, figlio di Roberto, maresciallo della Guardia di Finanza, scomparso prematuramente in occasione dell'inaugurazione a Massafra dello Spazio Neutro, contenitore particolare qualificato in cui potranno incontrarsi in modo protetto genitori e bambini che non vivono insieme a causa di crisi familiari, che avranno così la possibilità di intraprendere un percorso per ricostruire relazioni interrotte o mai iniziate. Uno spazio neutro, un luogo dove alcune famiglie che vivono particolari sofferenze possono trovare uno spazio per tentare di ricostruire una unione, dove sicuramente i minori sono tutelati. Tutelare i bimbi che troppo spesso pagano colpe di rapporti conflittuali tra adulti che dovrebbero invece proteggerli. Un'iniziativa che ovviamente ha un riferimento molto importante nel contesto sociale e rispecchia un po' quella che era la figura del nostro finanziere, un uomo che si era distinto per il suo stile, per la sua umanità, per il suo altruismo e la sua generosità. L'amore vero non misura, semplicemente dona. Così, seguendo l'esempio di chi nella vita professionale ed umana ha donato senza lesinare, la struttura è dedicata a Roberto Bellinvia. È sembrato come se in realtà ci fosse lui dietro questa proposta e quindi sono stata orgogliosa di poter aiutare questo progetto a emergere. Il dono più grande è aiutare il prossimo e l'amore non si misura, si dona e basta. Impossibile scindere la divisa dall'uomo. Come dice Riccardo nella lettera indirizzata al suo papà, sei sempre un luogo sicuro dove andare.